riapre nuovamente alla sinistra, che cosa? Appoggiando il referendum sul divorzio. Che cosa succede nel 74? Kissinger minaccia Moro in America e gli dice che potrebbe avere conseguenze anche personali se non smette con questa sua politica. Tanto si spaventa Moro che addirittura si sente male, rientra anticipatamente dal viaggio negli Stati Uniti e la moglie riferirà che addirittura ha pensato di lasciare la politica. Questo al processo lo riferisce la moglie? Lo riferisce agli atti. E che cosa succede? Golpe sogno. 1978, Moro è l'unico che accetta la mano tesa di Berlinguer per il famoso compromesso storico. Che cosa succede? Quello che Giuseppe De Luzzis chiamerà nel libro che è uscito l'anno scorso per il trentennale il golpe di Via Fani. Quali sono le anomalie nel golpe di Via Fani? Innanzitutto la modalità con cui si muove la scorta, perché pare che non avessero le armi in pugno, addirittura le pistole nel cassettino, e si parla di una mitraglietta nel baule. Questa non è una modalità di trasferimento quando tu hai l'uomo da proteggere, tanto più questa che Moro... è una modalità quando non c'è l'uomo. Bravo. Tanto più che Moro aveva assolutamente paura, tanto da chiedere un'auto blindata. Era stato minacciato pesantemente, poi chiede i vetri antiproiettili... Dovrebbe avere la scorta di primo livello con macchina davanti e macchina dietro, no? Esatto. Chiede vetri antiproiettili e l'auto blindata, eppure la scorta non è preparata. Seconda cosa anomala della strage di Via Fani, vengono ritrovati 96 bossoli, probabilmente i colpi sparati sono molti di più, vengono uccisi tutti quelli della scorta e Moro resta illeso? Ma come? Nel G8 basta che Placanica spari un colpo che viene deviato in 3.000 e uccide una persona, 96 colpi, una pioggia di fuoco e Moro rimane illeso? Qualcosa non va. Ma ci sono due dati più importanti ancora. Terzo dato, l'attentato avviene quasi alle 9 del mattino nel centro di Roma, perché siamo vicino a Via Trionfale, siamo in Via Fani, in un giorno feriale. Tutto deve avvenire in un pochissimo tempo, non si deve perdere neanche un secondo. Avviene, bloccano la macchina, comunque diciamo che eliminano o rendono inoffensivi gli uomini della scorta, hanno già Moro e un brigatista si attarda per accertarsi che gli uomini della scorta siano morti. Tre sono gravemente feriti e gli dà il colpo di grazia. Perché? Cosa non devono dire gli uomini della scorta neanche a chi si avvicina prima che arrivino le ambulanze? Perché perdi del tempo per dare un colpo di grazia agli uomini della scorta? In una situazione dove i secondi sono preziosissimi. Preziosissimi. Ma c'è un dato che è ancora più importante. Moro, nei suoi 55 giorni di prigionia, scrive a tutti. Ai colleghi di partito, alla moglie, si rivolge al Papa, al suo padre confessore, c'è la Pasqua, l'ultima lettera è praticamente un testamento, Moro sa che starà morendo, tant'è vero che si commiata da tutti i componenti della famiglia. In tutte le lettere che ci sono arrivate Moro non fa un solo cenno alla scorta. Attenzione, gli uomini della sua scorta gli si sono stati trucidati sotto gli occhi, sotto gli occhi. Quando tu hai una scorta, è un rapporto familiare, dopo un po' sono persone di famiglia. Li hai visti trucidati sotto i tuoi occhi, non fai un cenno a loro, alle famiglie? Qualcuno dice, ma probabilmente ne ha parlato nelle lettere che non sono state trovate. Troppo comodo. Troppo comodo e non è credibile, perché avrebbe dovuto ricordarli in occasione della Pasqua. E soprattutto nell'ultima lettera, in cui praticamente è un testamento, un cenno agli uomini della tua scorta che hai visto trucidati sotto i tuoi occhi lo fai. Allora la domanda seria da porsi è, signori, ma Moro era davvero in Via Fani? Quindi tu hai l'ipotesi che Moro non fosse in quell'auto, ci in quel credo, frangente? Assolutamente, perché? Perché tutte queste anomalie che non hanno trovato giustificazione e non trovano giustificazione nella realtà ufficiale, possono essere spiegate col fatto che Moro non era in Via Fani e non era in quell'auto. Quindi possiamo presumere che fosse già stato sequestrato poche ore prima, sì, il giorno prima? Secondo me se è stato sequestrato, è stato sequestrato prima, non il giorno prima, ma almeno nella chiesa. E allora si spiegherebbe perché gli uomini della scorta, perché nonostante quella pioggia di fuoco infinita Moro sia rimasto illeso, cosa poco credibile, perché qualcuno del comando si sia attardato a dare il colpo di grazia agli uomini della scorta, perché a quel punto anche il passante che si fosse accostato a quest'uomo aspettando i soccorsi, seppur ferito a morte, avrebbe potuto dire avvertite Moro
che non deve muoversi, come avvertite Moro, se Moro in auto avrebbero potuto dire questo. E si capisce perché Moro non faccia un solo cenno agli uomini della scorta, perché Moro probabilmente non ha mai saputo che gli uomini della scorta erano stati trucidati. Questa è una spiegazione plausibile di tutte queste anomalie che non sono mai state spiegate, tantomeno dai terroristi. Certo. Senti Solange, e il fatto, i collegamenti con la CIA, collegamenti che per esempio Franceschini fa accusando esplicitamente Mario Moretti di essere collegato alla CIA, Mario Moretti che ricordiamo era capo delle Brigate Rosse all'epoca del sequestro Moro, ma non solo capo delle Brigate Rosse, ma capo del comando operativo del presunto sequestro Moro, a questo punto presunto, e la testimonianza della moglie di Moro che in processo accusa Kissinger, che notoriamente era il collegatissimo alla CIA, tutti questi riferimenti cosa ti fanno dedurre? O cosa tu deduci? Ma io ritengo che ci siano forti anomalie che possono essere spiegate in altro modo. I collegamenti con la CIA in Italia ci sono stati, ricordiamo Gladio. Gladio in realtà nasce da un accordo assolutamente incostituzionale dei primi anni 50, siglato tra il capo dei nostri servizi segreti di allora, che si chiamavano SIFAR, e la CIA, in maniera incostituzionale perché c'era un Parlamento e nessuno ha mai saputo niente di Gladio sino a che non è uscita fuori negli anni 90. E questa struttura Gladio aveva dei collegamenti strettissimi con la CIA. Addirittura questo servizio segreto, che aveva creato addirittura dei dossier falsi a scopo ricattatorio, come venne poi stabilito dalla commissione d'inchiesta di allora, venivano poi inviati a Napoli e da qui dati alla CIA, quindi c'era un rapporto strettissimo. Si parla in Italia di strategia della tensione, ovvero di quella famosa operazione Caos, che era l'operazione della CIA, per cui si dovevano infiltrare delle organizzazioni di estremisti per egemonizzarle, strumentalizzarle, così da compiere atti terroristici e diminuire il consenso popolare in quelli che erano i partiti anti-americani, che in Italia erano rappresentati dal Partito Comunista. Certo, un po' quello che poi Cossiga ha confessato candidamente qualche anno dopo, quando disse che quando c'erano le manifestazioni in piazza, disse il poliziotto, quando fece apologia di reato, dicendo ai poliziotti infiltratevi e fate reati in modo che poi potete bastonare i manifestanti. Questo agli atti dei processi, agli atti delle commissioni stragi c'è, ci sono queste cose, ci sono quando queste tu parli di atti, agenti provocatori, parli... si chiamano agenti provocatori, che vengono messi all'interno delle manifestazioni per far scoppiare dei tafferugli che poi possono essere anche molto gravi, in realtà per strumentalizzare manifestazioni o il consenso. Non solo sono sempre esistite, ci sono le prove in passato, ma probabilmente continuano a esistere ancora. E proprio in questi giorni in Val di Susa stanno infiltrando questi agitetrop, no? Come cinque anni fa, quando... Cioè questo non è, questa è una modalità che io ho oggi su Val di Susa, è possibile, non ho le prove. Ma in passato prove ce ne sono, basta leggere atti di processi, atti di commissione. Ma come mai questi atti di processi non li legge mai nessuno, quando poi carta canta? Non li legge mai nessuno perché chi ha la fortuna e riesce a procurarseli, anche se scrive qualcosa, non viene poi pubblicato. Quindi siamo al solito questione, chi comanda i media comanda, certo. Comanda tutto. Assolutamente. E i media poi sono a fin dei conti in mano a... Però al di là dei media, quello che si deve capire è che il telespettatore, l'uditore, la popolazione, a volte alcuni inganni può scoprirli semplicemente facendosi delle semplici domande. Cioè quello che io vi ho detto prima, perché in 55 giorni con tutte le lettere che scrive Moro questo non fa un cenno agli uomini della scorta? O è un mostro, ma non pare dal tenore delle lettere di Moro di poter ritenere che fosse un uomo che non ci tenesse. O qualcosa di strano ci deve essere, e non si può credere alla versione ufficiale che dice sì,